Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon martedì a chi ci segue e buon martedì a Francesco Galietti che è già in collegamento. Come Ciao Daniele, tutto bene? Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. stai? Allora, è una giornata, ecco, se dovessimo spiegare a un cittadino straniero come funziona l'italiana, oggi non sarebbe facile. Vengono dati rispettivamente 20 e 22 anni ai Riva. E invece dopo 25 anni viene messo fuori Giovanni Brusca, l'uomo che ha premuto il pulsante di Capaci e che poi ha sciolto un bimbo nell'acido. Vedete voi, diciamo, come funziona la giustizia italiana. Naturalmente la vicenda Ilva innesca una serie di altre considerazioni, perché poi si attende anche una pronuncia del Consiglio di Stato che sarà decisiva ai fini, diciamo, del non spegnimento dell'impianto, spegnimento che sarebbe prodromico a una devastante chiusura. C'è anche la questione autostrade, regalo miliardario ai Benetton, titola La Verità. Eh sì, è finita così. Ve le ricordate le promesse di Giuseppe Conte, dei Grillini? Non è finita esattamente come raccontava. Ieri ha parlato il governatore della Banca d'Italia Visco, alcune considerazioni più prevedibili, ma una battuta francamente evitabile sulle piccole imprese italiane, però non viene granché notata dai giornali. Quanto alla politica, ancora echi di uno scenario, di una ipotesi prospettata ieri dalla Verità, di una intesa federativa da capire in che forma tra Lega e Fratelli d'Italia. Su questo parla anche spigolosa la Meloni sul Corriere della Sera. Ha problemi anche il centrosinistra, si sfila il candidato in Calabria, mentre il centrodestra si incontra oggi sul caso ormai leggendario del professor Michetti a Roma e sul sindaco da trovare anche a Milano. C'è il tema delle riaperture e cos'altro resta? Ah, è una serie di segnalazioni finali assolutamente da non perdere. Vi raccomandiamo il vice direttore della Verità, Martino Cervo, questa mattina, tra le altre cose. Le aperture, La Verità, regalo miliardario ai Benetton in seguito al crollo del ponte di Genova, Conte e C avevano minacciato sfracelli, alla fine invece lo Stato sborsa una montagna di quattrini per comprare autostrade dagli imprenditori veneti, i quali, dopo aver lucrato sui pedaggi e risparmiato sui lavori di manutenzione, incassano pure la buonuscita, l'ira dei parenti delle vittime. Così l'apertura della Verità. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Ex Ilva, la maxi condanna è il titolo di apertura. Il Fatto Quotidiano invece è tutto contento. Ilva, stangati i Riva e quattro governi complici. C'è pure Vendola che attacca i giudici. Quindi vedete che poi ci si azzanna anche a sinistra quando uno viene condannato. Ma curiosamente c'è anche Vendola che spesso ha fatto il giustizialista e che stavolta dice che questa giustizia è un ecomostro. Il giornale sulle proposte fiscali di Renzi che dice sono simili a quelle di Forza Italia. E allora il giornale la mette così: spunta il patto contro le tasse. Curiosa linea questa del giornale per una liaison Forza Italia-Italia Viva in attesa del nuovo direttore del Il Tempo. Torna libero il killer di Falcone. La Stampa, organo ormai, diciamo, se non ufficiale, ma insomma ufficioso di Landini, con la direzione Giannini. Landini avverte Draghi, ascolti o è rottura sociale? Conversation tra Giannini e Landini. E infine Repubblica, Ilva, disastro ambientale. Francesco, se sei d'accordo, partiamo da Maurizio Belpietro, che ci aiuta a introdurre la questione Ilva, alla quale verremo tra poco, e poi ad affrontare la questione autostrade. Intanto l'Ilva, già perché l'Ilva un tempo si chiamava Italsider e dietro questa sigla c'era l'IRI, ovvero l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, vale a dire il braccio statale nel mondo dell'impresa. È normale mandare in galera chi è accusato di aver inquinato per 20 anni e non chi lo ha fatto per quasi 100? Se le ciminiere emettevano fumi avvelenati e le polveri d'acciaio intossicavano i polmoni, si può credere che sia accaduto solo quando la fabbrica è stata privatizzata e che prima le emissioni fossero al profumo di violetta? Questi alcuni interrogativi evidentemente forti di Belpietro, ma all'Ilva arriveremo tra poco. Andiamo a vedere invece la parte su autostrade. Cassa Depositi e Prestiti, che è il braccio finanziario dello Stato, ha ottenuto il via libera per comprare la quota di maggioranza di autostrade. In totale sborserà 7,9 miliardi di soldi pubblici. L'operazione arriva a 3 anni dal crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone. Ricordate?
A cadaveri ancora caldi, Conte annunciò l'inizio della procedura per la caducazione della concessione, aggiungendo che il governo non avrebbe potuto attendere i tempi della giustizia penale. E così Belpietro ripercorre tutte le contraddizioni grilline di quella stagione. Francesco, che si pensi di come si è conclusa la vicenda, è però rileggere quelle dichiarazioni di Conte, Toninelli, che è rimasto sottosegretario, come si chiama, Cancelleri, cioè, viene da ridere o da piangere, no? Sì, allora, tendenzialmente i giornali si soffermano sulla cifra finale sborsata da Cassa Depositi e dai suoi partner, senza però, quindi, come dire, prendono una frazione del tutto. In realtà, a mio avviso, quello che va guardato oltre al prezzo è il processo con cui si è arrivati alla vendita. È un processo non competitivo in cui praticamente si è trattato di una vendita coatta con un solo acquirente e i suoi satelliti in campo, non c'è stato un meccanismo di asta, tutti coloro che in una fase iniziale si erano affacciati per valutare l'acquisto di autostrade, quando hanno visto che in campo c'era la Cassa Depositi e Prestiti, si sono ovviamente ritratti. E quanto di più simile ci sia a una nazionalizzazione, per giunta fatta in maniera scombiccherata. Probabilmente tra qualche tempo la Commissione europea stigmatizzerà il processo, e il messaggio è micidiale perché è un paese che ha fallito in una delle sue missioni principali, cioè quella di proteggere i propri cittadini. I controlli sulle autostrade non c'erano. Ci sono evidenti responsabilità della gestione Castellucci che verranno accertati dalla magistratura, ma dove erano i tecnici del Ministero dei Trasporti per periodicamente controllare lo stato di Certo. quelle stesse infrastrutture? Cioè, il fallimento è duplice: da una parte i concessionari che hanno risparmiato sulle manutenzioni, ma dall'altra i vigilanti che non vigilavano. È così. Da quel punto di vista, la nazionalizzazione delle autostrade è un rimedio tardivo e, ripeto, allucinante, venezuelano come stile. E ancora una cosa, la stessa analogia, usiamo l'analogia col caso che dice con lo spezzone che hai letto tu di Belpietro, cioè sicuramente gli altiforni dell'Ilva inquinavano. Ma altrettanto sicuramente inquinavano prima di essere privati, quando ancora erano Certo. nelle mani dello Stato. Qui idem. Conte Certo. Morandi viene affidato a Autostrade nel 1997. Se c'è una cosa che per adesso si legge è che il ponte era probabilmente fallato già quando venne dato ai Benetton nel 97. Qui, ripeto, ancora una volta. C'è la tendenza a fare cherry picking, a incominciare a leggere gli eventi storici solo da un certo momento in avanti. Oh, peraltro c'è una tendenza che ad alcuni piace un sacco, noi tenderemmo a essere per niente rassicurati da questo, a un gran ritorno dello Stato, un istante con l'Ilva, da sempre su Alitalia, adesso le autostrade. Andiamo proprio alla vicenda Ilva. Allora, la notizia la conoscete, i Riva che subiscono questa condanna, l'ha affrontata nella prima parte del suo editoriale Belpietro, vediamo. Come affronta le conseguenze? Ma che messaggio viene fuori? E come affronta le conseguenze Claudio Antonelli? Lo scorso febbraio la proprietà ha inviato al governo un progetto di rilancio, ma è l'ennesimo. Il nuovo ministro dello sviluppo Giorgetti ne è consapevole e più volte ha parlato di un piano nazionale per salvaguardare l'acciaio. Ma dal dire al fare ci sono di mezzo le procure e l'attuale guerra sulle materie prime, prezzi alle stelle e l'Europa che ragiona ancora secondo il modello dei dazi, colpendo le nazioni trasformatrici. Ovviamente l'Italia è tra queste, ma come si fa a spiegare che le aziende non si rilanciano con le manette, con le pendenze che durano anni e soprattutto con l'incertezza alimentata da gran parte della sinistra? Vendola si accorge adesso che il sistema non funziona come dovrebbe. Non stiamo scrivendo che i PM non debbano fare il proprio lavoro, ma che bisognerebbe evitare che formino vuoti o lacune che poi inevitabilmente vanno colmate, perché in Italia eccellenze e capacità ci sono, ma attenzione perché tendono a migrare. Così, a me pare, assai giustamente, Claudio Antonelli. Facciamo un passo indietro allo specifico, diciamo, giudiziario.
andiamo a vedere la bella ricostruzione che fa Anna Rita Di Giorgio, in questo caso sul foglio, la vedete anche molto attiva sui social, che racconta di questo curioso processo. Vengono sentiti i difensori, diciamo, non si sono sentiti propriamente, diciamo, equidistanti rispetto all'accusa davanti al giudice. Si è chiesta ancora una volta un processo a dei giudici per lo più popolari, non di verificare responsabilità personali, ma si è attribuita loro una funzione salvifica, moralizzatrice, educativa e politica che non dovrebbero avere. E non solo rispetto agli imputati, ma in questo caso a tutto un sistema industriale che dalle parole del PM e dalla perizia madre del GIP trova giustificazione, virgolette, nella logica del profitto, che per l'accusa diventa allo stesso tempo reo movente, arma del delitto e reato. Si è concluso ieri il primo grado, eccetera, eccetera. Francesco, è inutile girarci intorno, anche vedendo, diciamo, come per esempio il TG1, che ancora è grillizzato, come ha seguito la vicenda di ieri. C'era una distinzione chiarissima, no? I buoni da una parte, i cattivi dall'altra, poi se l'impianto chiude, chi se ne importa? È questa la via che tira? Sì, è una tendenza che per moltissimi aspetti è secondata, oltre che dai grillini, dalle fazioni del PD che abbiamo imparato a conoscere. È una tendenza che non mi sento ovviamente di condividere neanche lontanamente, ma è una tendenza che domina purtroppo i meccanismi dell'informazione. Su altri aspetti, allora abbiamo già citato Vendola, ovunque viene intervistato, subisce l'ex governatore a sua volta una condanna, anch'essa a onor del vero discutibile. Poi è anche discutibile il fatto che Vendola diventi ieri garantista, parla di giustizia ecomostro. Il professor Giuricin, sentito sul giornale da Domenico Di Sanzo, mette in luce un tema che proprio Francesco ed io evocavamo poco fa: il problema è lo Stato imprenditore, alla fine pagheranno i contribuenti, e evoca tutte le partite in cui c'è un gran ritorno dello Stato. Ma attenzione, perché il circo giudiziario non finisce qui, perché realisticamente nei prossimi giorni, magari questa stessa settimana, c'è un altro verdetto, questa volta del Consiglio di Stato, che diciamo, farà seguito alla pronuncia del TAR, diciamo, sulla chiusura degli stabilimenti, e lo spiega bene Michelangelo Borrillo sul Corriere. L'impianto resta attivo, ma il futuro dell'acciaieria è legato al verdetto del Consiglio di Stato sulla possibile chiusura. Francesco, qua non occorre essere esperti di acciaio per capire che se l'impianto viene, se gli altiforni vengono spenti, non si riaccendono più. Per riaccendere una cosa servono centinaia di milioni per altoforno, no? È una cosa che ormai anche i non addetti al lavoro hanno imparato a conoscere, sono impianti che una volta spenti rimangono spenti e quindi cessano di operare una volta per tutte. In realtà la questione Ilva è puntualmente analizzata sotto i più minuscoli aspetti giuridici. Il nostro è un paese ormai di magistrati del TAR, come dire, come lo siamo di allenatori della nazionale. Però, secondo me, questa è una questione che andrà analizzata molto più in profondità dal punto di vista geoeconomico. Cioè, il nostro paese è ormai si riempie la bocca delle parole di politica industriale, ma la verità è che le nostre industrie risultano prive in maniera drammatica di acciaio. Siamo alla mercé di altri paesi. L'Ilva aveva il grandissimo beneficio, fu l'intuizione dei suoi padri, di dotare il nostro paese di una capacità industriale vera e propria. Noi, come dire, senza Ilva voglio vedere i produttori automobilistici. E le ricadute di Ilva, della vicenda Ilva, sono micidiali per l'intero tessuto economico nazionale. A meno di ritenere, mi pare a lanciare il tema fu l'allora sottosegretario Grillino Turco, poi ci mise del suo l'ex ministra Lezzi, a meno di ritenere che il futuro di Taranto sia quello della mitilicoltura, cioè tradotto le cozze. Chissà se i risvolti occupazionali ci Sì, ma con le saranno. cozze non ci fai le automobili. La Io, non, sensazione è come questa, dire, sì, è in la strada sensazione. non vedo cozze su quattro ruote. Ah no? Allora però bisogna dirlo a Turco e alla Lezzi, Francesco. Bisogna informarli. E che forse anche sul piano occupazionale può esserci una differenza tra acciaieria e mitilicoltura.
Vabbè, però, insomma, quelli sono sottosegretari e ministri che gli vogliamo spiegare le cose noi. Va bene, si fa per dire. Senti, va bene, evochiamo rapidamente questa vicenda brusca. Ripeto, fa una certa impressione. Airiva, 20 e 22 anni, brusca, fuori dopo 25. Dal punto di vista formale è tutto ineccepibile. Ha avuto... Tanti di noi potevano pensare che avesse una caterva di ergastoli, eccetera. La realtà è che... Lo spiega bene Giovanni Bianconi, c'era una condanna a 30 anni che poi è scesa a 25. Bianconi sul Corriere della Sera, brusca fine pena dopo 25 anni, la liberazione diventa un caso. Certo però Francesco, al di là diciamo, degli aspetti formali, raccontare all'estero che quello che ha premuto il pulsante di Capaci, che ha sciolto un bimbo nell'acido, che ha un curriculum di omicidi, eccetera, esce e... Per i proprietari dell'acciaieria privata viene proposta una condanna perlomeno equivalente. Non è facilissimo, credo, no? No, non è per nulla facile, per certi aspetti la frittata Ilva può anche essere deletta assieme alla vicenda della scarcerazione di Brusca, cioè la giustizia italiana che è un meccano rotto, che ha tutta una serie di gravi problematiche mai risolte. E io non so quando abbiano inizio queste disfunzioni, se siano così, se risalgono praticamente al secondo dopoguerra, quando venne ricostruita l'architettura della giustizia italiana, se molto dopo, se lo spartiacque a mani pulite. Beh, sta di fatto che da molti decenni, almeno tre, cioè da mani pulite, c'è stata una rinuncia a guardare e sistemare quello che non funziona nella giustizia. Da qualche tempo a questa parte, volendo cercare delle notizie, degli indizi positivi, quello che vedo è che c'è un impulso, vediamo quanto verrà assecondato, a riformare la giustizia. Non tanto la Cartabia, che non mi sembra Maggie Thatcher, ma io vedo che gli stessi diplomatici americani ormai pubblicamente esortano il nostro governo a riformare la giustizia. C'è molta resistenza da parte di chi da sempre ha un rapporto fortissimo con la magistratura politicizzata, il PD, la sinistra, per certi aspetti alcune parti dei grillini. Vediamo come finirà. La mia sensazione è che qualcosa sia cambiato e quindi guardo con relativo ottimismo al futuro, perché è vero che la giustizia è stata... Come dire, c'è stata la rinuncia a guardare e ragionare sulla giustizia e che questo per certi versi sia il frutto della stagione di Mani Pulite, ma è anche vero che Mani Pulite ebbe origine perché era figlia dell'irrilevante geopolitica dell'Italia, no? Se Certo. guardiamo, primi anni 90, muro di Berlino crollato, frontiera, limes. Geopolitico non più in prossimità dell'Italia, Italia quanto a finite e la magistratura ebbe campo aperto per fare a pezzi i principali attori della Prima Repubblica. Secondo me oggi l'Italia è il limes, quindi come dire, abbiamo scalato le classifiche, non per merito nostro ovviamente, comunque sia, le abbiamo scalate, contiamo di nuovo, si è rovesciato quel quadro e quindi io guardo con ottimismo al futuro. Vediamo che succede. Pagina politica, oggi non c'è tantissimo, però c'è la notizia, lo scenario, l'ipotesi, la potenzialità raccontata ieri da Maurizio Belpietro sulla verità, l'ipotesi di un'intesa federativa da capire, da definire. Ieri le parti non hanno confermato tra Lega e... o meglio. Diciamo degli abboccamenti, ma non ancora diciamo le conclusioni tra Lega e Forza Italia. La verità naturalmente valorizza ancora il tema. Alessandro Rico spiega benissimo quello che accade. Il nuovo predellino infiamma la coalizione. Si dà voce anche a uno dei vice segretari di Salvini, Lorenzo, che parla in questo caso di un accordo parlamentare, di una federazione dei gruppi parlamentari di Lega e Forza Italia. Per rafforzare la nostra posizione nella maggioranza di governo, quindi questo sarebbe uno step, poi dagli esiti da capire. Viene sentito, lo sente Carlo Tarallo, il sondaggista Masia, che
dice, ma se poi con Draghi tornasse la crescita, se ci fosse, diciamo, uno sviluppo positivo della gestione del governo, la fusione potrebbe premiare Fratelli d'Italia e Lega. Ma come si pone la Meloni rispetto a questa ipotesi? Ieri sera, intervistata a Quarta Repubblica da Nicola Porro, ha, diciamo, usato un argomento da fair play: se lo vogliono fare, lo facciano, però l'esperienza del PDL non andò bene. È più spigolosa sentita da Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Per Fratelli d'Italia nessuna fusione, giovedì vedrò Draghi. Fa sapere che, come leader dell'opposizione, giovedì vedrà il Presidente del Consiglio. Poi, sentita su questa ipotesi, Lega Forza Italia dice: personalmente non ho velleità di fusione, credo che l'esperienza del PDL abbia dimostrato quanto sia difficile quel percorso, ma escludo che un'eventuale federazione o unione tra Lega e Forza Italia possa nascere per isolare Fratelli d'Italia, perché senza di noi si perde, eccetera, eccetera. Poi viene interpellata sull'altra proposta di Salvini, quello di un coordinamento a livello europeo, e qui la risposta è spigolosissima: dice, ma venite a casa mia. Da presidente dei conservatori europei dico che il mio obiettivo è proprio allargare la nostra casa con chi nel PPE si sente subalterno al peso del PSE e chi nei gruppi di destra vuole uscire da un certo velleitarismo anti-europeo e contribuire a creare una nuova Europa con più forza e concretezza. Sono i conservatori europei la casa di questo percorso, così Meloni, che poi lancia Enrico Michetti a Roma. Ci sono diversi nomi sul tavolo, ma confesso che il nervosismo della sinistra su Michetti mi ha colpito. Evidentemente si rendono conto che è più attrezzato dei loro numerosi e divisi candidati. Lui è quello che i sindaci chiamano per risolvere i problemi dei sindaci, come in Pulp Fiction è il Mr. Wolf dei sindaci, con però anche un gran carico di empatia. Francesco, qua ci sono due. Se sto Michetti è un fenomeno tale, e lo candidino direttamente al Quirinale, perché qui pare che non si possa andare avanti senza Michetti. Quanto è al gruppo conservatore al Parlamento europeo, una volta usciti i britannici è rimasto il blasone, ma non è che sia un gruppo così più prestigioso di quello dove stanno i leghisti, cioè tra polacchi da una parte e altri gruppi dall'altra, non c'è tutta questa differenza tra i due gruppi. Che è questa intervista della Meloni? Che da un lato, naturalmente, orgogliosamente difende le sue posizioni, ma è un'intervista spigolosa, a me pare, no? Tu che dici? No, allora, secondo me, a me la Meloni piace per la sua grinta. Io l'ho sempre trovata troppo di destra, troppo statalista, cioè non è my cup of tea, è un diverso, è una destra altra rispetto alla mia. Sicuramente però incominci, vedo qualcosa che inizia ad allarmarmi, cioè incomincia a non parla più la lingua della verità, perché qui la verità a me pare piuttosto vistosa. Meloni, e non è la prima volta, a Roma non vuole vincere. Non solo non corre per vincere, corre per perdere. E lo fa scientemente, raccontandoci anche delle panzane. Perché questa del radiopredicatore, come dire, fenomeno incompreso, a me sembra così. Senza offendere il diretto interessato, che sarà sicuramente una figura di valore. Ma a me sembra che Meloni avesse sul piatto un'opportunità piuttosto semplice da cogliere e che con mano ferma abbia preso invece una delle pochissime opzioni che invece quasi certamente condannano alla sconfitta. Cioè, è inutile che lo racconti. Se Meloni sceglie un radio guru, tipo Francesco Gaglietti, perde a Roma, punto. Perde e sa di perdere, questa è la tragedia. Qui ha poco da raccontarci quello che ci racconta. Qui io continuo a trovare che in un profilo di leadership in costruzione, perché comunque c'è un grosso lavoro in corso nel cantiere Meloni, il modo in cui parla, i libri che vengono scritti su di lei, che lei scrive su di lei. Come dire, le compassate televisive, l'abbigliamento, le fotografie, c'è cioè un lavoro enorme di profile building, però c'è una cosa che manca. Non vuole circondare i rotoli.
Meloni invece mi sembra che abbia questo difetto, che non è un difetto piccolo, del non volere altro che attorno a sé che la possa mettere in ombra. E questo si sostanzia puntualmente nella scelta di candidature di testimonianza. E questo, guarda, è micidiale, è come cosa? Perché tutti i leader politici ovviamente non vogliono un altro che li possa soppiantare, ma da lì fino a rinunciare a avere figure di elevato calibro ne passa. E purtroppo mi sembra che sia questo il caso. Il tempo ha oggi su questo professor Michetti un atteggiamento, diciamo, cauto, ecco, cauto, nel senso che un pezzo, diciamo, registra un sondaggio non brillante per Michetti in termini di già conoscenza acquisita, soltanto il 19% dei romani sa tutti gli altri candidati, inclusa l'ipotetica magistrata Matone, partirebbero molto più avanti, la Matone dal 46% di conoscenze. È più, diciamo, aperto Franco Bechis, che da un lato dice la Meloni prova a imporre lo sconosciuto Enrico agli alleati, e però conclude alla fine, con tutte le perplessità che ci possono essere, meglio la Meloni che prova a imporre Michetti dell'ennesima fumata nera nel camino. Quindi, diciamo, Bechis si tiene una porta aperta, dice sì, ok, non è sufficientemente conosciuto, però prendete una decisione. Poi va detto, con tutte le perplessità assai razionali espresse da Francesco Vialetti, che poi le sorprese possono accadere, anche dei candidati nati in modo curioso Ma possono noi ce invece. Ah, l'auguriamo, certo. però mi sembra che alla radice ci sia quello che ho detto, cioè la Certo. paura di scegliersi una figura vistosa. E per, diciamo, fairness, abbiamo fatto qualche considerazione garbata e critica, ma di suggerimento ed empatica nei confronti della Meloni, facciamo qualche altra considerazione garbata e critica ed empatica nei confronti di Lega e Forza Italia, facendoci aiutare da Stefano Folli, che parla di questo, lo definisce giro di valzer, Lega e Forza Italia. Sulla carta ci sono buone ragioni per spiegare la convenienza di un giro di valzer tra Salvini e il fondatore di Forza Italia, di Draghi. Tuttavia ce ne sono altrettante per guardare con scetticismo all'operazione. Ad esempio, è evidente che queste mosse nascono dalla paura di Meloni, dalla sua ascesa nei sondaggi. Se Fratelli d'Italia non fosse a due passi dalla Lega, c'è da credere che Salvini non si curerebbe della sorte di Forza Italia. Peraltro, un'alleanza rilanciata sotto pressione esterna, temendo una sconfitta storica, rischia di essere controproducente, a meno di non definire direzione di marcia. Certo, il patto avrebbe un precario avvenire se restasse prigioniero delle ambiguità, con una divisione formale degli incarichi incapace di reggere alle prime tensioni. In quel caso, invece di fermare l'avanzata della destra meloniana da un lato e di riassorbire i trasformisti di Brugnaro dall'altro, potrebbe finire per accelerare entrambi i fenomeni. E lo scetticismo di Folli indica dei problemi oggettivi. Francesco, io sono un vecchio ingenuo appassionato più alle policies che alla politics, ma non è un po' strano che anche a sinistra figurarsi da sempre, ma a destra ci sia un gran discutere di geometrie politiche e molto poco di contenuti, cioè come ci si pone rispetto al mercato, come ci si pone rispetto all'Europa, ora tutti eurolirici, quando forse invece un po' di approccio eurocritico servirebbe ancora, gran ritorno dello Stato quando invece servirebbe un approccio più liberale. Non vedi un deficit di discussione sui contenuti? Ah sì, non c'è un'idea che sia una in circolazione. Ogni partito, come dire, ha i suoi tic, si conoscono da un bel pezzo, alcuni addirittura delle stagionalità, cioè sappiamo benissimo che con la stagione calda si parla solo di migranti, sappiamo benissimo che in autunno si parla solo di licenziamenti, però di, come dire, di idee concrete, spiegate bene, non solo titoli senza sottotitoli di giornale, di tutto ciò non vi è traccia. No, no, è desolante. Detto tutto ciò, secondo me il tema come dire, della destinazione ultima della Lega è interessante, perché la Lega è un fenomeno che è cresciuto molto, che ha imboccato vie nuove, tipo da partito. Diciamo così, bavarese, neobavarese del nord Italia a formazione nazionale, però con risultati così non sempre correlati al successo nella sua espansione verso il sud, e adesso, come dire,
una fase di istituzionalizzazione all'interno della maggioranza che sostiene Draghi e una riflessione Vedremo. sull'integrazione con Forza Italia, di Vedremo. segno diverso rispetto all'OPA lanciata da Brugnaro e Totti sui Certo. parlamentari in uscita. No, qua non si tratta di rubare onorevoli senatori a Silvio Berlusconi, ma di ragionare con lui di una forza azzurro-verde. Certo. Senti, però un po' di guai ce l'ha, anzi, pesanti il centrosinistra, oggi lo racconta bene Repubblica, Annalisa Cussocrea, pagina 8, Irto era il candidabile in Calabria, rinuncia e in Calabria il PD va in tilt. Gli avevano detto ti devi allargare a 5 Stelle e Sinistra, questo candidato non era disponibile, dunque si crea una situazione complicata. Abbiamo tante segnalazioni finali da fare. Allora, ieri ha parlato il governatore Visco dicendo alcune cose, la ripresa, eccetera, alcune anche condivisibili, altre francamente meno, con le imprese italiane come se fossero, diciamo, loro responsabili della mancata produzione. E invece, il direttore del Foglio Cerasa è in love with Visco, gli è piaciuto un sacco. Visco alle imprese, fate presto. È l'ora di chiedersi non cosa l'Italia può fare per le imprese, ma cosa le imprese possono fare per l'Italia. Pagare le cartelle che ora arriveranno dall'Agenzia delle Entrate. Curioso rovesciamento. Diciamo, il foglio una volta era dalla parte delle imprese, adesso è dalla parte di chi le bacchetta. E oggi però il foglio, ecco, oggi diciamo, gli amici di Salvini faranno gesti apotropaici di ogni tipo. Lo strano caso del Salvini adulto, perché Giuliano Ferrara elogia Salvini, dice che l'aveva chiamato l'infiltrato, ma l'infiltrato ora si comporta secondo le regole chiave della politica. Salvini tocchi ferro per gli elogi di Ferrara. Il tema delle riaperture, delle ripartenze, eccetera. Allora, qui oggi ci sono un paio di cose da vedere. Intanto, i giusti caveat di Camilla Conti, che parla degli annunci azzardati di Figliuolo e Speranza, di che si tratta? Il commissario vuole vaccinare tutti gli studenti in vacanza, però sono alcuni milioni di ragazzi, mentre il ministro parla già di terza dose. Speranza già si è portato avanti col lavoro e la Conti giustamente mette in guardia. Pezzo spettacolare del vice direttore della Verità Martino Cervo sulle giravolte dei maestrini del virus che rischiano il mal di testa, spiega. Allora andiamo a vedere qualche passaggio perché è francamente irresistibile il pezzo, ve lo segnaliamo. Le ultime evoluzioni sono ancora più violente e apodittiche e non hanno la giustificazione dell'emergenza. Adesso non solo si può, ma si deve sospettare della Cina, se non del suo dolo, almeno della scarsa trasparenza. A dirlo sono però più o meno gli stessi che invitavano ad abbracciare un cinese o che, come il capo dello Stato, andavano nelle classi con studenti dei tratti orientali a combattere stereotipi mentre li cavalcavano. A marzo 2020 l'ANSA titolava Trump continua a chiamarlo virus cinese e alimenta xenofobia. Chi più si era spinto a criticare le caute riaperture volute dal governo Draghi, prefigurando sciaguri in nome della scienza, ora giuisce che no, non si vedono reparti scoppiare di malati. Nino Cartabellotta, per esempio, si perita adesso di spiegare senza un plissé che la scienza non fornisce certezze assolute, ma conoscenze in evoluzione continua. Eh sì. Sono gli stessi che additavano quei politici che non credono nella scienza. Giuliano Ferrara, dopo aver incensato i DPCM di Conte e la strategia di Arcuri, ieri si rallegrava del piglio sornione tutto italico nel violare le regole anti-Covid ai matrimoni. E poi, Cervo conclude con una citazione favolosa di Finkielkraut, occupano tutti i posti, quello vantaggioso del maestro e quello prestigioso del maledetto. Vivono come una sfida eroica all'ordine delle cose, la loro adesione è piena di sollecitudine alla norma del giorno. Il dogma sono loro, la bestemmia pure. E per darsi aria da emarginati insultano urlando i loro rari avversari. Fantastico. Beh, Francesco, in effetti, diciamo, a leggere, diciamo, il fronte neo-aperturista di questi giorni erano l'altro ieri i chiusuristi, Contiani di ferro, adesso Draghiani e Figliuoliani di ferro, eh? È così, ma sono già lì che attirano le lame per piantare nella schiena Draghi. Noi questo copione l'abbiamo già visto. Diciamo che il vero punto interrogativo non è se questo mondo di voltafaccia che tu e Martino Cervo avete brillantemente descritto voglia fare fuori Draghi. Certo che lo vuole.
Il punto è se ci può riuscire, se ci sono le condizioni. E per il momento direi di no, ma non perché il paese voglia Draghi. Anche lì un paese che ama le piazzale Loreto, figuriamoci. Il punto vero è che Draghi gode della copertura americana e quindi se questa è la chiave della sua forza, allora probabilmente Draghi potrà rimanere in sella almeno fino a quando c'è l'amministrazione Biden a Washington. Allora, pezzo di Martino Cervo assolutamente da leggere, come pure assolutamente da leggere, altro pezzo brillantissimo con una notizia dentro dell'altro vice direttore Francesco Borgonovo, commissione di odiatori di sinistra per vigilare sui programmi di storia. E il ministro Bianchi ha indicato agli esperti che si occuperanno di lotta alle discriminazioni e dei metodi di insegnamento. E chi c'è? Ci sono pure il prof che ironizza sulla Meloni a testa in giù. E quello che paragonava Salvini a Hitler. È fantastico, siamo in mani sicure. Chiudo anche segnalando il pezzo di oggi su Piercarlo Padoan che ammonisce la politica a tenersi alla larga dalle banche. Deve essere un caso di omonimia, diciamo, deve essere evidentemente un altro Padoan rispetto a quello che ha fatto il ministro e ora è presidente di Unicredit. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiamo domani mattina in questa rassegna, dopodomani mattina con Francesco Iglietti, che già da domani ritroverete anche su Panorama. Oggi l'appuntamento in edicola è con La Verità, domani mercoledì con La Verità e anche col settimanale. Buona giornata Francesco, grazie ancora. Ciao Daniele, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.